Di Pontida, il comune bergamasco, simbolo della Lega Nord, ha deciso di non presentare il bilancio per protestare contro l'IMU e ora la prefettura di Bergamo è pronta a commissariare il documento economico del comune. Io ho annunciato che farò commissariare la giunta perché per la questione IMU ritengo che, essendo una tassa statale imposta dallo Stato e riscossa per conto dello Stato da parte dei sindaci, sia giusto che sia lo Stato a venire nel mio comune a imporla ai miei cittadini. Quindi io non redigo il bilancio e lascio che sia un prefetto, un commissario prefettizio a farlo al posto nostro. Non c'era altra soluzione? Così no, perché l'unica altra soluzione sarebbe stata quella di convincere i cittadini a non pagare l'IMU, però era impossibile poi dargli un aiuto contro le ritorsioni, in questo caso dello Stato, perché giustamente si sarebbero trovati scoperti di fronte alle azioni di rivalsa, poi di Equitalia in questo caso. Il termine di legge previsto per la presentazione del bilancio è il 31 ottobre, ma il sindaco Pier Guido Vanalli ha già deciso di non provvedere a questa disposizione. Una decisione che potrebbe anche portare al commissariamento dell'intera amministrazione comunale. E questa è una vera e propria patrimoniale sulle case che i cittadini col tempo si sono comperati, costruiti col sudore della loro fronte, e viene messa in un momento in cui lo Stato, piuttosto che recuperare soldi dal taglio agli sprechi, invece va a colpire ancora chi alla luce del sole si è creato una sua piccola ricchezza, diciamo così.